numero, perché il premio Gambaro è sicuramente un riconoscimento importante, ma è la vera presentazione del nostro, quello che il nostro presidente dice, il fiore all'occhiello della società, che sono i nostri tornei, dove nel giro di 15 giorni su questo campo passeranno migliaia di ragazzi, e ovviamente per organizzare un programma come questo c'è tanta organizzazione, no? Che parte mesi prima, parte con persone impegnate, uno non profita di niente da dietro, che devo ringraziare, che è Guido Gardella e tutta l'organizzazione della segreteria, no? Quindi il nostro responsabile tornei, Mauro Cioce che lo supporta, e sulla segreteria. Ovviamente qualche numero, noi abbiamo 110 squadre iscritte su 8 leve diverse, giocheremo circa 250 partite su questo campo, per il torneo giallorosso. Voi immaginate soltanto gli arbitraggi di queste partite, che sono fatti tutti da ragazzi e da nostri allenatori. E questo, diciamo, che chiuderà, ritorniamo come tanti anni fa, le finali di questo torneo le giocheremo, una parte di queste finali, nei giorni più importanti, che sono quelli dell'internazionale. È stata una cosa che è stata fortemente voluta da Guido, è qualche anno che lo dice, voglio dire, quest'anno qualcosina siamo riusciti a fare, e quindi diciamo che la chiusura sarà contro l'internazionale, dove noi stiamo dibattendo molto, perché comunque per tante società i tornei sono una vera e propria cassa. Per noi diciamo che l'internazionale diventa un impegno fortissimo, perché pensate che tutto quello che fa il Baiardo è ospitare società professionistiche a proprie spese. Cioè, tanti anni fa, quando era nato, venivano ospitati in famiglia, i ragazzi del Baiardo ospitavano i giocatori stranieri, i costi erano abbastanza accessibili. Oggi non c'è una società professionistica che non si muove se non gli paghi il pullman, se non gli paghi l'albergo, se non gli paghi da mangiare. E purtroppo, come diceva Luca, i tempi sono cambiati, no? Quindi non possiamo più, una serie di problematiche legate all'età anche dei ragazzi, permetterci di correre il rischio di qualche problema legato a ospitali in famiglia o via dicendo, perché comunque forse i professionisti non li manderebbero nemmeno. E quindi siamo costretti ovviamente a ospitare in albergo, pagare pullman, quindi tutto quello che è un costo vivo per la società, in più o meno. Quindi è uno sforzo incredibile, ma che noi vogliamo portare avanti ancora con passione, perché comunque crediamo che portare squadre straniere, quest'anno viene una squadra danese, quella che è prima nel campionato danese, viene una squadra selezione Ticino, cioè portare anche le straniere al cospetto delle nostre professionistiche genovesi, o liguri comunque, è un fiore all'occhiello per Genova. Non sempre Genova, Sampdoria, Entella, Spezia hanno la possibilità di confrontarsi con squadre straniere sul proprio territorio. E questo Baiardo credo che per adesso abbia attenzione ancora e ha la forza ancora di farlo. Speriamo che nel futuro l'abbia ancora, però ovviamente tutto quello che è la passione poi si scontra ovviamente con tutto quello che è la dimensione dell'oggetto. Comunque non voglio tediarvi con queste cose, comunque sono cose per le quali il Baiardo manderà avanti, ed è una società diversa dalle altre anche per questo. Quindi ringrazio tutti quelli che dal 25 aprile al 13 maggio daranno una grossa mano a noi come Baiardo, e che penso che oggi li lega ancora veramente questa forte unione ai colori, alla società, questo spirito di appartenenza. Una cosa volevo dirla, noi un anno e mezzo fa siamo venuti a vedere una partita dove era iniziato un percorso dove le società calcistiche venivano a vedere la Prorecco, che siamo stati i vostri ospiti in una partita di Coppa dei Campioni, Champion, serata splendida, i ragazzi sono divertiti tantissimo. Speriamo di poter, voglio dire, essere ancora, partecipare alla vostra festa e unire questi due sport che hanno una palla in comune, sicuramente due porte, ma che a livello di educazione sportiva, lo collego, forse abbiamo da imparare qualcosina da questo tipo di sport. Ok? Grazie.